Assistenza, formazione, prevenzione e ricerca sono le principali attività di Fondazione ANT Italia Onlus. Dal 1978 l'associazione è tra le principali realtà private operanti in Italia nell'ambito delle cure palliative e della terapia del dolore per i sofferenti oncologici. Yara Vernarecci della Fondazione ANT. Noi nasciamo appunto per portare tutte quelle che possono essere le cure che un malato di tumore può ricevere a casa propria. Interveniamo soprattutto nell'ultima parte appunto di intervento e la parte anche più delicata, se vogliamo, e quindi in questo senso approcciarsi a questo momento tra le mura domestiche è sicuramente una facilitazione per il malato e per tutta la famiglia che deve affrontare questo momento. Quindi senza che venga meno la professionalità, perché noi abbiamo delle equipe di medici, infermieri, psicologi che appunto offrono tutte le loro competenze, c'è dall'altra parte tutta l'umanità di professionisti che entrano in casa delle persone senza camice. Il periodo a ridosso del Natale per ANT significa tanto lavoro e tanti appuntamenti e soprattutto significa il paniere delle eccellenze. Abbiamo tante iniziative che servono a raccogliere fondi per l'assistenza domiciliare oncologica che abbiamo nel territorio, quindi sostanzialmente tutto ciò che noi stiamo facendo oggi sotto Natale, ma che facciamo durante tutto l'anno, è proprio per riuscire a sostenere in modo continuativo la nostra attività, che è quella appunto di portare le cure necessarie ai malati di tumore direttamente a casa loro. Noi offriamo durante il periodo natalizio diversi prodotti, tra i quali il pandoro, il panettone, che poi vengono confezionati in modo molto simpatico e sono delle idee regalo perfette, la tradizionale stella di Natale, che fa sempre piacere insomma sotto le feste averla in casa, ma appunto il paniere delle eccellenze, che arriva al suo terzo anno di presentazione nel territorio, è un po' il regalo per eccellenza che proponiamo. È una borsina aiuta che ormai appunto molti di noi conoscono per fortuna e contiene 4 prodotti enogastronomici donati dalle aziende del territorio. Quindi è un progetto molto interessante perché connette sia le aziende che hanno partecipato, sia le persone a cui viene regalato e sostanzialmente sono prodotti veramente di qualità, quindi è un regalo perfetto. Dal 24 novembre i volontari di ANT sono anche in piazza per offrire i prodotti delle eccellenze locali attraverso i Mercant. Sono queste occasioni, queste postazioni che abbiamo su tutto il territorio regionale, in particolar modo nel territorio di Pesaro, Urbino, Fermignano, Civitanova Marche e anche Porto Sant'Elpidio. Sono disponibili tutte le date, tutte le postazioni sul nostro sito internet che aggiorniamo in modo continuativo, quindi www.ant.it/marche è dove potete trovare ecco, la postazione più vicina a voi e la pagina Facebook è ANT nelle Marche. Qui ci sono tutti i riferimenti perché noi abbiamo 3 sedi sul territorio marchigiano che quindi ecco, è possibile contattare, sul sito trovate tutti i riferimenti, potete scriverci perché poi oltre ai prodotti tradizionali noi cerchiamo di accontentare e creare dei prodotti o comunque dei regali personalizzati, soprattutto nel caso di aziende che ci contattano e magari vogliono qualcosa di dedicato a loro. Quindi diciamo che il panorama della scelta si amplia sempre più e quindi ecco, contattateci senza problemi, ancora siamo nei tempi e possiamo sicuramente trovare il regalo di Natale solidale che fa per voi.